E Bitcoin non si ferma nella sua fase di discesa, tenta un recupero proprio oggi, ragazzi, da qualche minuto, ma è un gatto che rimbalza, il rimbalzo del gatto morto, oppure ci sono possibilità di ripresa reale? E da un punto di vista di trend, questo è l'inizio di un movimento long, un movimento che stiamo aspettando da un sacco di tempo, oppure è un nulla di fatto, sarà un nulla di fatto come quello che abbiamo visto almeno negli ultimi 20-30 giorni. Lo scopriamo oggi, o quantomeno mettiamo i puntini sulle i, buttiamo giù una serie di paletti e vi dirò anche cos'è questo rimbalzo, tra l'altro un rimbalzo atteso su Bitcoin e come poter capire se può continuare o meno anche in maniera consistente. E poi faremo anche un'altra cosa in questo video, ragazzi, analizziamo per la prima volta sul canale un altcoin verso Bitcoin. E beh, sì, perché mi avete intanto richiesto in tanti una domanda nella settimana scorsa su un titolo che è Ripple, perché Ripple sta facendo bene sul mercato anche su Bitcoin, quindi non solo in dollari, ma anche verso Bitcoin, che è la cosa che poi ci interessa di più. Anche perché penso che quando si analizza una criptovaluta che non sia Ethereum, magari un altcoin un pochettino più piccolina, è diciamo meno famosa, meno improntata diciamo ad essere considerata come una cripto solitaria, è molto meglio analizzarla nei confronti di Bitcoin, perché tantissimi magari fanno una bella cosa, quindi comprano questa altcoin usando Bitcoin e non dollari. E quindi analizziamo il grafico di Ripple nei confronti di Bitcoin. Lo facciamo in questo video e poi guardiamo il nostro solito classico Ethereum, anche se su Ethereum, ragazzi, non ci sono novità importanti. Spostiamoci sui grafici e facciamo la nostra analisi ciclica del lunedì, appuntamento importantissimo dei mercati su YouTube, è fondamentale. Alla fine vi dirò anche una chicca, anzi, diciamo, facciamo una cosa, ne parliamo, direttamente subito, ragazzi. Abbiamo organizzato una masterclass a Bologna il 19 ottobre prossimo, quindi fra pochissimo tempo, gratuita, ragazzi, una giornata di formazione gratuita. L'ho già detto nel video precedente, ve lo ribadisco. Anche qui è aperta a tutti quanti, sono già iniziate le iscrizioni e potete iscrivervi gratuitamente nel link che vi lascio in descrizione di questo video YouTube. È una giornata di formazione dove affronteremo questi problemi, ragazzi. Eccoci qui. Allora, affronteremo queste tematiche. Intanto l'ho chiamato Crypto Training Day, è una giornata di formazione gratuita, viene dalle 14:30 alle 18:30 il 19 ottobre a Bologna, nello Zan Hotel, in via Cesare Boldrini. Qui avete il programma, ragazzi, sarò io a parlare, che parlerò di come realizzare un trading plan, qual è il momento giusto, quindi il timing di ingresso e uscita dal mercato, un po' per rispondere a una serie di problematiche che sempre la community diciamo fa. Poi alcune strategie di ingresso, una carina, la doppia conferma del time frame, che è una che utilizzo spesso io sui mercati cripto, va molto bene e di cui ne ho parlato anche nel mio corso di trading Start and Master, ragazzi, quindi una strategia importantissima. Poi Filippo, che mi ha dato l'ok per partecipare insieme a me a questa giornata di formazione gratuita al Crypto Trading Day. Filippo parlerà anche della tassazione del mercato, argomento gettonatissimo da sempre, e poi parlerà anche di alcuni errori cognitivi, esempio la classica iperottimismo, quindi insomma quando si pensa che i mercati salgano sempre senza sosta, o il contrario, nel non voler assumere lo stop loss di una posizione, quindi la loss aversion bias. Se scendete nel sito che vi lascio in descrizione, trovate il form di registrazione, nome, email, ragazzi, e siete registrati. È una giornata gratuita, l'ho fatto anche per dare a tutti la possibilità intanto di incontrarci dal vivo, ma poi soprattutto era molto bello, ragazzi, fare una giornata gratuita di formazione su tematiche molto importanti, aperta a tutti, anche perché il canale cresce. Io volevo ringraziarvi, quindi è una cosa che ho organizzato con grande grande piacere. E poi fantastica anche l'adesione di Filippo, perché è stato gentilissimo a partecipare. Ok, ragazzi, quindi trovate il link in descrizione, iscrivetevi. Passiamo all'analisi ciclica.
Allora, Bitcoin, l'analisi ciclica è sempre quella della scorsa settimana, ragazzi. Stiamo attendendo una chiusura importante in questa fascia temporale, fascia che vi ho indicato già da un sacco di tempo, la conoscete, non ci ripetiamo, è nel video precedente, l'avevamo già fatta. C'è un segnale, oggi per esempio il mercato ha fatto un doppio minimo con il minimo del 30 di settembre. È considerabile un doppio minimo, il precedente era sui prezzi di Phoenix 7730, questo è 7730. 93, sinceramente, ragazzi, è un doppio minimo per me, sì. Considerando quello che è Bitcoin, considerando quello che sono le diciamo fluttuazioni di questo mercato, che poi dipende anche da diversi exchange, quindi non abbiamo un prezzo che stiamo lì al dollaro, io lo considero assolutamente un doppio minimo valido. Da qui si riparte. Il mercato in questo momento non ha dato nessuna indicazione di poter riprendere il trend. Questo che vedete qui, ve l'ho promesso nella prefazione del video, ve lo ridico, questo che vedete qui, questo rimbalzo, è un mini ciclo piccolo piccolo, ragazzi, che sta partendo all'interno, se non lo vediamo benissimo qui su un grafico daily, è un ciclo settimanale. Potrebbe durare in realtà come un fuoco di paglia pochissimo tempo, quindi questo ciclo che sta partendo va preso con le pinze, ok ragazzi? Quindi entrare long adesso in questo momento? Assolutamente no, non ci sono segnali di conferma. Siamo ancora flat da qui, vi ricordate? Vi ho detto più volte che il trader, l'holder, anzi, che voleva fare insomma le cose per bene, sarebbe dovuto uscire qui in mezzo, vicino agli 8,5, 8,6. E quindi rientrare qui a 800, scusate, a 8000? No. No, non c'è segnale. Dove ci potrebbero essere dei segnali, per esempio, di inversione? Andiamole a vedere così. Tentiamo di guardare il mercato. Ovviamente, ragazzi, ricordatevi che non sono consigli finanziari, ma semplicemente delle cose formative che guardiamo, per informarci, apprendere, quelli che sono i livelli magari importanti da tenere d'occhio. E allo stesso momento, volevo dirvi che riguardano solo esclusivamente trading di natura di medio-lungo periodo, non certamente di breve, perché di breve è possibile fare tante altre operazioni differenti, ma bisogna essere molto formati. Allora, la prima parte, di rialzo, per esempio, si avrebbe al di sopra di questo livello qui, che sono 8.500. Quindi già se il mercato va al di sopra degli 8.500, in chiusura magari daily o quantomeno, ragazzi, insomma, con delle chiusure almeno 6 ore, 4 ore, insomma, dei cicli importanti, dei time frame importanti, potremmo valutare, diciamo, questo segnale come un primo segnale di ingresso. Ma sarebbe comunque lontana l'inversione di trend di breve periodo, perché, ragazzi, l'inversione di trend di breve periodo avviene addirittura solo ed esclusivamente al di sopra di questo livello, quindi sopra gli 11.003 in questa prima parte, e poi deve andare a rompermi questo livello importantissimo che non ho mai fatto. Quindi siamo lontanissimi, ragazzi. Ma è normale che sia così, è normale che sia così, perché questa è stata una gamba vero ribassista, ma anche non profonda, quindi laterale, ragazzi. Non è in realtà un trend ribassista forte, è un trend ribassista di correzione, lo vedete qui, insomma, se vi ingrandisco il grafico lo capite. Questo è un trend ribassista abbastanza pronunciato, però è una correzione di questo, cioè non è, vedete, non è una cosa che, diciamo, ha corretto interamente il trend precedente rialzista, che era questo qui. Se poi ovviamente questo movimento al ribasso continuerà, può farlo assolutamente sì, lo ripeto mille volte, c'è ancora tanto ottimismo sul mercato, e a me quando insomma c'è tanto ottimismo le cose non piacciono molto. Sono però ovviamente scherzi a parte, ragazzi, sono in attesa di questa close ciclica, che secondo me può essere una close ciclica importante, però siccome parliamo di cicli annuali e l'annuale si dovrebbe chiudere tecnicamente a dicembre, sapete bene che può spostarsi di mesi in mesi. Quindi certamente una cosa sono le scadenze cicliche, una cosa poi l'operatività, che deve seguire comunque anche l'analisi tecnica. Certo è che un segnale di inversione importante, come magari il superamento degli 8.500-8.600 in chiusura, quantomeno 6 ore daily sarebbe meglio, sarebbe un segnale che è possibile, perché no, tradare anche long per i trader o gli holders che si vogliono riposizionare magari in posizione, perché qui avremmo magari un micro segnale long. Poi
poi ci sarebbero però delle super resistenze, la prima immediatamente visibile e questa qui sopporta 9.000. Quindi se anche fate un'operazione del genere, ricordatevi il money management, che poi è fondamentale in questi casi, quindi non entrate con massicci e soprattutto ricordatevi di costruire un trading plan, è proprio l'argomento di cui parliamo al Crypto Trading Day a Bologna. Passiamo alla novità del giorno, anzi vi faccio vedere prima Ethereum. Andiamo a vedere Ethereum qui, guardatelo molto chiaramente, insomma, fatto veloce, ragazzi, il video viene gigantesco e non ha senso perché Ethereum è nelle stesse condizioni di Bitcoin. Non ha fatto però Ethereum il doppio minimo, vedete, il minimo di Ethereum è più basso, ok? Questo purtroppo, ragazzi, non è un bene perché lascerebbe intendere che questo mercato stia per fare così. E che quindi probabilmente la famosa chiusura ciclica di questo, insomma, ciclo, intanto è un mensile questo qui lungo, potrebbe essere ancora prolungata. Quindi su Ethereum segnali rialzisti non ce ne sono, al superamento di questo primo livello che è circa 185-190 più o meno siamo qui, potrebbe essere tentato un ingresso long, considerate però che poi c'è la resistenza a 205 e poi la super resistenza. Questa qui che rimane lo spartiacque per Ethereum per un trend di breve che cambia, probabilmente diventa rialzista. Quindi, quando il trend rialzista di breve su Ethereum sopra i 230 dollari, quindi siamo molto lontani. Bene, passiamo a questo punto all'analizzare la cripto di Ripple. Quello che vedete qui è uno dei miei, insomma, vari grafici per analizzare alcune cose sulle criptovalute. Io uso MACD in questo caso, è un time frame weekly e poi ci sono delle medie mobili esponenziali, ragazzi, particolari. Allora, intanto quello che mi è piaciuto di Ripple in queste fasi sono queste settimane dipinte. Insomma, qui si vede anche come sembrerebbe una fase di accumulo. Vedete, queste settimane sono dipinte contro Bitcoin, ragazzi, insomma, ve l'ho già detto prima, lo ripeto, sono dipinte quasi tutte uguali e soprattutto non sono impulsive come questa qui, che invece non serve a niente, ragazzi. Vedete, questa è impulsiva. Certo, voi direte, beh, se fa così ci arriva qua sopra, insomma, molto meglio. Sì, però poi questi trend così esposti non sono duraturi. Non sono duraturi, sono bolle probabilmente scatenate da immissioni di liquidità ingenti proprio per creare proprio queste bolle. E poi è un casino atteggiamento delle cripto, soprattutto le piccoline, ragazzi, fanno queste cose così e poi le fanno scendere per 2 anni. Insomma, fanno così, è un po' un classico atteggiamento di micro coin, di coin piccoline, lo fanno un po' tutti, lo sappiamo, un atteggiamento costante sul mercato criptovalute. Non è bello sicuramente per il futuro, per un qualcosa che possa essere considerato un investimento magari un po' più lunghetto delle solite 2 settimane. Insomma, ecco, questo è quello che sto cercando di dirvi. Anche qui vedete una settimana così con una spike rialzista così imponente non è il massimo, mentre mi piace di più una leggera, diciamo, trend, come vedete, che però si ha in fase ancora di accumulo. Allora, Ripple è entrato in un trend positivo nei confronti di Bitcoin? Nel brevissimo sì, nel medio lungo no. Rimane ribassista, vedete, insomma, chiaramente la trend line in pratica di insomma, questo trend è così, ok, ragazzi? Lo vediamo anche dalle medie mobili, insomma, che sono ribassiste. Quindi il trend di Ripple nei confronti di Bitcoin resta ribassista, quindi non è conveniente in teoria avere Ripple rispetto a Bitcoin. Però nel breve, che poi è quello che ci interessa quando facciamo altcoin Bitcoin, perché l'utile, diciamo, quello che serve in questo caso è guadagnare Bitcoin, no? L'idea di fondo è faccio più 6, vedete, oggi fa, scusate, questa settimana sto facendo più 6 e lo faccio su Bitcoin, quindi sposto i miei Bitcoin su Ripple, guadagno 6% di Bitcoin e me li ritorno su Bitcoin, quindi un classico accumulo di Bitcoin invece che di dollari. È la stessa cosa, ragazzi, non cambia niente, è solo un modo di vedere differente questa cosa. Però ci sono dei però. Intanto questa settimana è ancora al di sotto, vedete, di questo livello di media mobile che insomma, potete tenerne conto, ed è tralasciando i decimali 36,92 nei confronti di Bitcoin, quindi ancora è lontano. Intanto la settimana dovrebbe chiuderci sopra, quindi andare a fare così, andare qui, Madonna, ho fatto dei disegni terribili. Va bene, dovrebbe fare così, ragazzi, ok? E ancora, insomma, siamo lontani da questo andamento. E poi i veri livelli
somma chiave sono qua, cioè 0,55, quindi 0,000, ragazzi, 55. Quindi siamo lontani da un cambio radicale di trend di Ripple nei confronti di Bitcoin. Ricordatevi, ragazzi, che comunque Bitcoin resta sempre fondamentale e resta un faro, una guida, quindi sì, ok, in questo momento è una fase d'accumulo, però magari non durerà nel lungo periodo. Andiamo a vedere quindi il daily anche di Ripple nei confronti di Bitcoin, e qui le cose magari sono più evidenti, cambiano un po' di più. Intanto, come vedete, il livello di ingresso, tra l'altro questa è un'operazione che sta su uno dei miei trading systemi, quelli weekly, e in questo momento è long, però contro dollaro, ragazzi, non contro Bitcoin, insomma è entrata long. Allora, dov'è l'ingresso? Qui vedete, qui al superamento di questa fascia di prezzo, quindi esattamente in questo punto. Poi qui c'è stato questo pullback, anche questo tradabile assolutamente long, perché ha chiuso sopra le medie, quindi non ha chiuso sotto, ragazzi, insomma, delle tecniche particolari. I miei follower che stanno iscritti nell'Academy questa tecnica la conoscono, perché ne parliamo sempre, sempre tantissimo, di queste accumuli in pullback e in pull up, quindi dei mercati in Academy. Allora, poi ecco, vedete, quindi qui questo è un trend che sta continuando. Adesso è arrivato, allora, ci sono degli scogli per chi di voi ha Ripple, ci sono degli scogli da tenere a mente. Velocemente vi faccio vedere, più chiudiamo il video. Allora, qui vedete, e sta rompendo ora in questo momento. Poi l'altro livello, l'altra fascia di prezzo imponente è qui intorno a questa fase. Ce ne voleva ancora, poi l'altra è lontanissima, ragazzi, vedete qua sopra. Qua sopra, quindi so veramente distante, magari la si analizza magari in un secondo tempo. Allora, ancora ce ne vuole, ce ne vuole. Invece, inversioni, se dovesse invertire il breve periodo, quando inverte il breve periodo? È ancora lontano dall'inversione di trend il breve periodo, perché dovrebbe fare una cosa così. Intanto scendermi sotto queste due medie mobili, sono medie mobili esponenziali, potete anche inserire voi sui grafici di TradingView. E insomma, ce ne vuole un po', ok, ragazzi. Io poi le cambio sempre i periodi, come si fissano i periodi di media mobile, e ci vuole un corso per comprendere queste cose. Comunque, vanno bene queste qui, vanno bene anche, ragazzi, quelle di default. Alla fine, insomma, sono più o meno accettabili, dipende da una serie di situazioni, però vanno bene. Quindi sotto questo livello, ok. Ancora qui, magari se proprio volete un livello fisso, non ci vedo. Allora, 29, 29, quindi tralasciando gli zeri, 29. Ok, quindi Ripple ancora long. Se siete long, restate long, seguiamo il trend. Ok, ragazzi, vi ho elencato tutto, vi ho fatto un sunto della settimana, vi ho detto anche della masterclass. Registratevi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Il video viene sempre lungo, quello del lunedì, perché ci sono tante cose da dire. Condividete i miei video dove lo ritenete importante e commentate nei commenti tutto quello che ritenete giusto anche su questa analisi. Ciao a tutti e ci rivediamo in settimana.